L'Associazione Pensionati ANAP Confartigianato, con il suo patronato INAPA ed il CAF, in partnership con il Poliambulatorio Otto Salus, organizza la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria e dei disturbi uditivi. Obiettivo salute, pillole di Preventure, controlli sanitari gratuiti. Con questa iniziativa, rivolta ai pensionati, si effettueranno i seguenti controlli: pressorio, glicemico, dietologico, dell'aspetto lipidico ed uditivo, a cura dei professionisti di Otto Salus, che vi consiglieranno le migliori soluzioni per risolvere le eventuali problematiche riscontrate. Vi aspettiamo, per i primi appuntamenti, martedì 26 novembre e martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 15 alle 19, presso la sede di Confartigianato Taranto in via Cesare Battisti 135. Prenota subito lo screening chiamando il numero telefonico 099 33 0548. Conoscere e migliorare il proprio stato di salute è il segreto per una buona vita. Taranto, giornata della prevenzione sanitaria, obiettivo salute, pillole di Preventure, una giornata dedicata, anzi più giornate, lo diremo fra un po', dedicate alla prevenzione sanitaria dei disturbi uditivi, una iniziativa voluta, organizzata da Confartigianato Persone, ANAP Associazione Pensionati e quindi il patronato INAPA ed il relativo CAF. Questo dal punto di vista proprio organizzativo, con l'apporto tecnico professionale del Poliambulatorio Otto Salus. Si inizia il 26 di novembre, martedì 26 novembre, primo appuntamento, poi ancora un altro martedì 3 dicembre presso Confartigianato Taranto, via Cesare Battisti 135, nella fascia oraria compresa tra le ore 15 e le ore 19. Siamo con il presidente di ANAP Taranto, Giovanni Lipolis, che ci illustra l'iniziativa. Sono qui in rappresentanza del Confartigianato di Taranto e nello specifico dei pensionati ANAP e sono lieto di presentare questa giornata di prevenzione organizzata da noi in collaborazione con il Poliambulatorio Otto Salus. L'obiettivo di questa giornata è perché siamo consapevoli che conoscere il proprio stato di benessere e di salute è essenziale perché, ripeto, è essenziale per il proprio benessere. Conoscere il proprio controllo, il proprio stato di salute con un controllo glicemico o pressorio o dietologico e con il relativo controllo uditivo, noi siamo consapevoli che fa parte del nostro stato di benessere e questo lo possiamo ottenere facilmente in modo gratuito in collaborazione con il Poliambulatorio Otto Salus. Diciamo che sono delle iniziative, uno screening che permette così di disegnare, diciamo così, il quadro della salute, lo stato di salute dei pensionati, degli anziani che si avvicinano. D'altronde gli anni passano ed è più che mai opportuno fare innanzitutto un'azione di prevenzione. Poi chiaramente gli specialisti, se individueranno qualche parametro fuori norma, poi si provvederà nello specifico. Ecco, è proprio questo. Siamo lieti di presentare ai nostri pensionati, ma ai pensionati tutti che vorranno partecipare, a questo screening che lo facciamo nella nostra sede di Cesare Battisti 135 nei giorni 26 novembre e a seguire martedì 3 dicembre. Queste sono solo, come dicevo nella premessa, alcune date, poi ci saranno ulteriori appuntamenti. I due primi obiettivi che ci siamo preposti, poi a seguire ci saranno altre date. Confartigianato
e INAP sempre vicini ai pensionati e agli anziani? Cerchiamo di fare... con i fatti concreti, ecco. Cerchiamo di fare con i fatti più concreti possibili, infatti questo screening lo mettiamo a disposizione dei pensionati a titolo completamente gratuito, e per questo dobbiamo ringraziare anche il poliambulatorio Autosalus che ci mette a disposizione le proprie strutture con i propri medici e i propri tecnici. È una iniziativa supportata dal punto di vista professionale appunto da Autosalus. Siamo con Pippo Marco Leoni, che è appunto il rappresentante di Autosalus. Illustriamo questa iniziativa che è appunto indirizzata e rivolta ai pensionati, come a dire: la prevenzione non è mai troppa, soprattutto quando gli anni passano. Che tipo di esami, che tipo di screening verrà posto in essere? Ricordiamolo, nelle giornate di martedì 26 novembre e martedì 3 dicembre presso la struttura di Confartigianato Taranto in via Cesare Battisti 135 dalle ore 15 alle ore 19. Allora, Pippo Marco Leoni, illustriamo questa iniziativa. Bene, grazie. Innanzitutto corre l'obbligo ringraziare la Confartigianato e l'ANAP per questa bella iniziativa rivolta alle persone anziane, più che alle persone anziane, ai pensionati. Si parla di prevenzione, io personalmente non è la prima volta che faccio questo, lo faccio da tanto tempo, non soltanto dal punto di vista professionale ma anche nell'ambito sociale. Sarà infatti un mini Preventur. Esatto, noi le abbiamo definite pillole di Preventur. È una piccola parte di quell'evento che ormai facciamo da diversi anni in giro per l'Italia, dove andremo a fare prevenzione sanitaria soltanto su un paio di settori sanitari. Quali in particolare? In particolare ci sarà un professionista sanitario che controllerà la glicemia, controlleranno il peso corporeo, controllerà la pressione, ci saranno dei controlli pressori e poi ci sarà anche il controllo dell'indice della massa magra e grassa. L'assetto lipidico. L'assetto lipidico, esatto. E naturalmente i controlli uditivi. E ovviamente il controllo uditivo, perché ovviamente l'ipoacusia è una problematica ormai molto diffusa, non viene considerata, viene spesso, tra virgolette, fatemi passare il termine, snobbata, ma è una patologia importante che va prevenuta più che curata, perché non si può curare una ipoacusia, ma sicuramente va gestita, perché il deterioramento cognitivo delle persone anziane, proprio l'isolamento in questo caso, il deterioramento cognitivo è dato dall'isolamento e l'isolamento è dato dall'ipoacusia, quindi il problema uditivo è un problema che va sicuramente prevenuto o comunque scoperto nel momento giusto. Diciamo che sono degli esami che verranno realizzati, questi screening, proprio come dire, aventi una funzione quasi di spie, vedere appunto cosa non va in certi settori. Poi ovviamente è solo un inizio, è una spia che si accende, poi ci dovranno essere nell'eventualità come dire accertamenti, gli accertamenti sì, che derivano. Sicuramente sì, la prevenzione è importante, ma non si sostituisce al Servizio Sanitario Nazionale, non si sostituiscono alle visite diagnostiche. La prevenzione serve proprio per controllare se la situazione è a posto, e lì dove c'è un campanello che incomincia a suonare bisogna inviare immediatamente dallo specialista giusto il paziente. Valentina Mancini, audioprotesista. Abbiamo menzionato le problematiche uditive, che sono problematiche oltre che invalidanti dal punto di vista, diciamo, strettamente clinico, ma hanno una valenza sociale, perché purtroppo la persona, diciamolo in termini molto poveri, che non sente e si ritrova isolata, e quindi chiaramente si verifica uno scarso grado appunto di socializzazione. Sì, è vero. Per evitare questo bisogna fare prevenzione, bisogna fare dei controlli, e lì dove si
capisce comunque c'è la problematica, bisogna risolverla, e molte volte mettere l'apparecchio non significa far vedere che si ha una problematica, ma è risolvere questa problematica. E, facciamo questi controlli, venite, è importante, e soprattutto andate oltre ciò che solitamente viene definito un tabù. È importante. Certo, l'importanza appunto di curarsi, perché come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Poi d'altronde è vero. Esistono tantissime, grazie a Dio la tecnologia ha fatto passi enormi, e quindi esistono degli apparecchi che sono davvero microscopici, quindi non c'è neanche il tabù di dire non voglio far vedere l'apparecchio. No, assolutamente, sono piccolissimi, e anche lì dove magari non c'è la possibilità di mettere un apparecchio piccolo, bisogna soltanto pensare che mettere l'apparecchio vuol dire ascoltare e interagire, stare all'interno, ritornare a vivere e ritornare soprattutto a vivere, è importantissimo. L'associazione Pensionati ANAP Confartigianato, con il suo patronato INAPA ed il CAF, in partnership con il poliambulatorio Otto Salus, organizza la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria e dei disturbi uditivi. Obiettivo salute, pillole di Preventur, controlli sanitari gratuiti. Con questa iniziativa, rivolta ai pensionati, si effettueranno i seguenti controlli: pressorio, glicemico, dietologico, dell'aspetto lipidico ed uditivo, a cura dei professionisti di Otto Salus, che vi consiglieranno le migliori soluzioni per risolvere le eventuali problematiche riscontrate. Vi aspettiamo, per i primi appuntamenti, martedì 26 novembre e martedì 3 dicembre 2019, dalle ore 15 alle 19, presso la sede di Confartigianato Taranto in via Cesare Battisti 135. Prenota subito lo screening chiamando il numero telefonico 099 33 0548. Conoscere e migliorare il proprio stato di salute è il segreto per una buona vita.